Ragazzi, oggi sul canale YouTube un volto nuovo, non l'avevo ancora portato. Ho il piacere di avere Massimo Zampini. Ciao Massimo. Ciao Luca, buongiorno a tutti. E come chiedo di solito a tutti gli ospiti, chi è Massimo Zampini? Presentati, dai una presentazione di te. Non è facilissimo, sono troppo piccolo, troppo giovane per definirmi ancora, perché devo decidere cosa fare da grande. No, scherzi a parte, per quello che interessa qui, sono un tifoso juventino. Un tifoso juventino che pensa che difendere la Juventus sia importante perché, per quanto la Juve abbia sempre nella sua storia alternato momenti fantastici, spesso e difficili talvolta, credo che abbiamo un tale numero di nemici, gente che ci odia, un'ossessione che c'è in Italia per la Juve, che credo renda la nostra priorità più che separarci tra noi e dividerci su singoli odi o ammirazioni per giocatori o allenatori, difenderla dai miliardi di attacchi avversari. Questa è la priorità. Poi ovviamente è bello discutere tra di noi di Juve, quindi ci sta. Per il resto, come cose meno importanti, sarei un avvocato di diritto amministrativo Le che lasciamo da man parte. mano Esatto, che man mano l'hobby della comunicazione tra libri, il sito Juventus, la televisione, insomma, tante cose poi devo dire anche deviano e qui portano via molto spazio. Perché quest'anno con Juventus avete fatto il botto, eh. Siete andati molto bene tra Twitch e varie, quindi complimentoni. Sapete anche che Ti vi ringrazio seguo, quindi e noi seguiamo te, quindi. ci sono spesso ad ascoltarvi. E tra l'altro, Massimo, oggi è il tuo pane quotidiano, perché come avrai visto sui quotidiani, in prima pagina, dappertutto, si parla della Juventus che finalmente è stata assolta dal caso Suarez. È un continuo ribadire l'innocenza della Juventus, quindi sono molto contento del fatto che comunque c'è stata una cassa di risonanza pari, forse superiore a quando la Juventus invece era indagata. Esatto, forse eccessiva addirittura, pur essendo juventini dobbiamo dirlo, aprire i telegiornali con questa notizia, francamente non me lo aspettavo. Ma scherzi a parte, questa è una delle, ormai giustamente poi ci scherziamo tutti e non c'è altra cosa che scherzare e farle notare, non è che non dobbiamo mai essere presi dalla rabbia. Secondo me il tifoso juventino tanti chiedono anche sulle trasmissioni in cui partecipo o comunque tutti noi, i nostri spazi, chiedono toni forti. Io credo che lo juventino, per la storia che ha la Juventus, oltre che per lo stile e tutto, non debba mai farsi prendere dalla rabbia, dalla credine, dall'odio, non debba mai far trasparire questo. Ciò detto, non siamo completamente scemi e di conseguenza notiamo da un bel po', un bel po', un bel po', parlo, tu sei più giovane, ma parliamo comunque da tanti e tanti anni, notiamo troppo spesso questa cosa, che la Juve sia una cassa di risonanza davvero troppo grande quando c'è l'accusa, oppure per restare al campo, il rigore, la moviola. Anche le trasmissioni che ho sempre partecipato io durano, ma io lo dico anche là mentre sono in diretta, in quei casi dura mezz'ora, un'ora, altrimenti dura poco. Sono tutte cose che sappiamo tutti, è bene farle notare col sorriso. Questa è Suarez l'anno scorso, e Luca tu ricorderai, avrai fatto penso 1.000 video sulla vicenda, io partecipavo un Uno sacco di solo, trasmissioni. io Ah sì, uno. bravo, Ho detto vediamo bravo, cosa salta fuori, poi ne bravo, parliamo giusto. poi. Cosa dobbiamo E allora dire? il giusto atteggiamento è stato quello, diciamo, io nelle varie trasmissioni ho dovuto parlarne 1.000 volte con tanti che mi dicevano, tanti ospiti, ma anche persone molto carine, non accecate dall'odio. Ok, aspettiamo le sentenze, però intanto possiamo dare un primo, dai, intanto l'aiuto. No, come hai detto tu, intanto non diamo niente, perché quando ti estrapolano due intercettazioni, spunta quello, arriva il video, così lo so che ormai siamo tutti assuefatti al pensiero che questo voglia dire essere colpevoli, ma non è così, e quindi aspettiamo le prove. Hai detto bene, al momento hai letto che tutti hanno scritto per ora, Per ora, anche l'archiviazione c'è. adesso. Cioè, questo dico per ora. Però per ora, certo, è sempre per ora. Cioè, se so, poi se emergono nuove cose, ce lo scopriremo e ne parleremo. Ma per quello che sappiamo ora, è andata. Però c'è da spezzare una lancia a favore degli organi di informazione principali, perché siamo in una settimana in cui davvero di campo si parla tantissimo, ci sono 1.000 partite. Oggi in prima pagina, giustamente, ho visto la Coppa Italia, che cosa succederà più avanti, Ibra dal Papa, quindi sono comunque concetti principali che vanno davanti a tutto il resto. E rimanendo sul campo, Massimo, ti aspettavi un inizio di stagione così, una prima parte di stagione così disastrosa? No, non me l'aspettavo affatto. Diciamo, io sono uno tendenzialmente prudente e non molto ottimista. E come forse sai, o comunque, ma non tutti mi conoscono, quindi lo spiego qui. Io ho una visione un po' particolare, ti dico la verità. Lo spiegavo proprio l'altro giorno su Juventus. Cioè, io credo che non vuole essere un fatalismo assolutorio per niente, perché è stata fatta una serie di errori di cui possiamo parlare serenamente, quindi non c'è nessun problema a dirlo. E quest'anno non solo, dico già, quest'anno non me l'aspettavo, e quindi vuol dire che
che al momento che la società non ha creato una rosa adatta, che l'allenatore non la sta facendo rendere al meglio, e che i giocatori, anche ragazzi, alcuni svegliamoci, perché va bene, non saremo il Real Madrid di Puskas e di Stefano Direi o di dei no. Galacticos, esatto, però forse qualcosa in più di questo possiamo fare. Quindi, premessa, non si assolve nulla. Ciò detto, Luca, io molto spesso contestualizzo la questione non per dire, come mi dicono, diventeremo come quelli che dicevano abbiamo vinto tre trofei 12 anni fa o sette Champions 15 o 20 anni fa. Chi Quindi sono questo questi? Chi sono? no. Gli uni e gli altri, non li Ah, ok. nomineremo. Però questo no, perché io non vi sto dicendo, ragazzi, abbiamo vinto 38 scudetti. Non è questo il mio tema sugli scudetti vinti nel 35 o nell'83. Io sto dicendo, siamo proprio ora reduci da una stagione con due trofei. Ora, cioè è la stagione scorsa, non è che non vi sto tirando fuori quella di 20 anni fa. L'ultima stagione conclusa è conclusa con due trofei. E per noi è stata molto deludente. Quella subito prima si conclusa con lo scudetto. Ne abbiamo vinti altri 8. Allora io cosa sto Deludente. dicendo? Esatto. Io allora cosa dico? Dico semplicemente, io un po' mi aspettavo, Luca, prima o poi un anno nero. Beh, L'ho vissuto certo. con Lippi, l'ho vissuto prima con Vaifredi, quando voi non potete ricordare. Ogni tanto, dopo i cicli così, arriva l'anno nero. E io purtroppo un po' me l'aspettavo, poi speriamo che migliori. Aggiungo, scusami Luca, su questa cosa, siccome tanti mi hanno detto, ma il Bayern non ce l'ha mai. Primo il Bayern negli anni 90, appunto, tanto tempo fa, è arrivato anche decimo in Bundesliga, però è vero che da tantissimi anni non ce l'ha più. È una realtà un po' diversa e soprattutto, ragazzi, onore al Bayern. Il Bayern è una società splendida che tutti prendiamo ad esempio proprio perché sbaglia pochissimo. È una gestione perfetta, onore a loro. Nel mondo, nella vita, nello sport esistono i cicli. Nel Bayern c'è da dire anche una cosa, che in Germania hanno una mentalità diversa dalla nostra italiana e tante società preferiscono vendere i loro giocatori migliori al Bayern o comunque farli andare al Bayern a parametro zero per un discorso di diritti televisivi e quindi di competitività elevata del loro campionato. Il ragionamento è perché far andare fuori dal campionato tedesco un giocatore forte quando lo puoi lasciare dentro e quindi ci guadagno comunque indirettamente perché mi pagano per vederlo, perché Dici sembra poi. che da noi non è così, non vogliono darci tutti i giocatori, non hai questa impressione? Ma non lo so, cioè, quest'estate ho letto polemiche infinite perché il Sassuolo ci ha dato Locatelli a 40 Esatto. milioni, cioè una polemica incredibile perché ce lo può pagare tra 2 anni, però non, mi sembra che non è che ce l'abbia regalato, però vabbè, ho letto anche questa. Ma sai cosa, Massimo, io ti dico, io poi ragiono così, per me Massimiliano Allegri quello che ha fatto i 5 anni precedenti non si tocca, cioè rimane lì scolpito nella pietra. È ovvio che io non mi aspetto che, dato che ha fatto 5 anni splendidi per me alla Juventus, forse anche più di quello che si poteva fare, adesso si viva di rendita. Per me è tutto azzerato. No, Quindi il cioè. momento che arriva oggi, se oggi ci sono delle cose da criticare, vanno criticate. Quello che mi Giusto. dispiace è Sì. vedere continuamente questo accanimento, magari per persone che se l'erano portate dietro da 2 o 3 anni fa, per voler dimostrare che avete visto che alla fine che l'avevano mandato via avevano fatto bene. Ma avevano fatto bene. Cioè, 3 anni fa il ciclo di Allegri lo sapevamo tutti, si vedeva che eravamo arrivati a un punto di non ritorno. Lo stesso Allegri era più nervoso, scoppiato tutto, magari culminato col discorso ad Adani, dove lì c'è stato veramente un dibattito televisivo, forse anche sopra le righe. Però si vedeva che era cambiato qualcosa e che quindi ci stava andare avanti. Il punto di tornare indietro ad oggi, tra l'altro c'è questa narrazione, io lo facevo notare l'altro giorno, quest'estate si diceva, ma Allegri ha vinto solo con i campioni, Allegri ha vinto solo con i campioni, solo con i campioni. Adesso invece che la squadra comunque non è a quel livello lì, si sta dicendo, però la squadra è forte, perché sono tutti giocatori nazionali e quindi è l'allenatore che è inadeguato. Allora qual è la verità? Che Allegri vinceva solo con i campioni o che adesso non è adeguato nonostante siano... Ce li fanno passare per campioni, ma a me sembra di vedere delle individualità nettamente inferiori rispetto al passato, ma in qualsiasi ruolo. Faccio l'esempio più clamoroso: siamo sesti in campionato in questo momento. Il nostro centravanti, il nostro punto di riferimento, il numero 9, Morata, non giocherebbe titolare, penso, in nessuna delle 5 che ci stanno davanti. Va bene che è nazionale spagnolo, ma lo stesso Rabiot, lo stesso Alexandro, dove giocherebbero in quelle davanti? Quindi, secondo me, è ovvio che il valore sia abbassato. E quindi è giusto, come dici te, darle colpe a tutti. È inutile portare avanti una crociata sulla dirigenza, una crociata sull'allenatore, una crociata sui giocatori. Cioè, quando si è una squadra, si è colpevoli tutti. Almeno nello sport mi hanno sempre insegnato che si vince tutti e si perde tutti. Poi, non so, magari mi hanno insegnato male. Cosa dici? No, no, a me sembra che la tua sia un'ottima analisi, ma sai che c'è, quando si parla serenamente e poi si può uscire dal micromondo magari del social o di Twitter, io utilizzo molto Twitter, vedo che anche tu sei appena arrivato in questa giungla da un po' che Esatto. stai, però che a me piace molto perché c'è interazione, divertimento con tutti, cioè mi piace come cosa, però Twitter sono 200, credo 240 caratteri, sono pochi caratteri in cui è praticamente impossibile
è impossibile spiegarsi compiutamente. Allora, è la realtà semplificata di questi tempi che va un po' per slogan, che non ammette molte sfumature. Là mi si chiede nel tweet dopo partita, magari sono cose che vivi anche tu, io solitamente faccio un tweet dopo la partita e farò un piccolo commento dove cerco di non dare mai, di non trovare mai un capro espiatorio nella Juve. Se fa male dico approccio pessimo o quello che è, quello che ho visto lo dico, non lo nascondo, ma non dico mai Sarri male, Allegri maledetto, quell'altro così, perché secondo me non è costruttivo. Per tornare al discorso iniziale sul fatto quale sia il primo obiettivo di un tifoso juventino, non è fare creare capri espiatori all'interno della squadra. Quindi, eppure ti scrivono perché non hai scritto Allegri out, perché non hai fatto quello, proprio perché su Twitter è complicato. Se tu invece qua mi fai un'analisi così completa, è molto bello, credo, parlarne tra tifosi juventini insoddisfatti, perché si può dire che quest'anno lo siamo, con tutta la riconoscenza, quello che ho appena detto prima, però quest'anno noi analizziamo e durante le partite siamo nervosi, siamo arrabbiati, siamo depressi, e questo non va negato. E allora quello che hai detto tu, per me è sacrosanto. Allegri probabilmente doveva andare via anni fa. Quello che non doveva essere fatto 3 anni fa era non godersi quello scudetto vinto a febbraio-marzo. Esatto. E molta, buona parte della tifoseria, anche amici, non è solo una bolla social, quello, erano annoiati, innervositi per il gioco, ormai parte di questa battaglia tra giochi, non se lo godevano più. Peggio per loro, mi dispiace dirlo, perché io sapevo che sarebbero arrivati momenti più difficili. Peggio per chi non se li è goduti fino in fondo. Ciò detto, per me dopo, io personalmente non avrei preso Sarri, probabilmente dopo non avrei preso Pirlo, una scommessa troppo grande, e probabilmente quest'anno non avrei preso Allegri. Ma sono io, non è che io non avrei preso Allegri nel 2014, anche io, che poi ha fatto il ciclo più incredibile, credo il più inaspettato di sempre, dove ha vinto tu campionato in Coppa Italia, quasi tutto, esatto. No, ma dico, sottolineo anche la Coppa Italia, di cui a me non frega quasi nulla, perché io però l'aspettavo da 20 anni, la decima Coppa Italia, da 15 anni lui improvvisamente se ne vince 4 di file con lo scudetto e fa dei percorsi Champions, alcuni clamorosi e altri interrotti prima all'ultimo minuto così. Ci ho detto, quindi sono d'accordo con te Luca, quest'anno non sta rendendo abbastanza. Lui, la società o ha sbagliato a prendere Allegri o non gli ha dato una cosa adeguata, al momento possiamo dire quello, e i giocatori così. Quindi io sono d'accordissimo con te, oggi si deve dire che Allegri non sta, secondo me, facendo, questa è una rosa forse non perfetta, tu hai detto, hai fatto un bel po' di esempi direi piuttosto azzeccati, credo che non sia neanche una rosa e debba giocarsi tra il sesto e l'ottavo posto. Non è questa la soluzione, quindi Allegri deve fare di più, punto, trovi la soluzione, più offensivo, meno, io non ho dogmi, non ho filosofie, ci sono mille modi per vincere il calcio, ce l'ha spiegato pure lui, proprio lui, l'importante è vincere, esatto. È un modo semplice, e quest'anno non stiamo vincendo, quindi punto, questo è chiuso. Poi, come hai fatto tu, un'analisi molto completa, non credo, se vuoi il mio parere, non credo che in questo, io credo che sia un momento un po' di fine ciclo, Luca, dove stiamo cercando di aprirne un altro, dove ho i miei dubbi che anche altri allenatori, per quanto, ripeto, Allegri sta facendo male, starebbero portando questa Juve allo scudetto. Cioè, il nome delle figurine, tu mi hai citato Alessandro, Morata, non è che siano a Rabiot, non è che siano nomi terribili, magari in un impianto perfetto in questo momento starebbero rendendo, però in un impianto che non è perfetto e non lo è da un po', purtroppo sono nomi che si stanno perdendo, quindi è un momento difficile qui, dobbiamo aspettare e avere pazienza. Ma infatti io ti dico, guarda, mi hai fatto un esempio calzantissimo sugli allenatori che sono stati presi e sulla tua posizione iniziale di non gradire quel nome. Sì. Infatti, sì. Secondo me, la persona intelligente è proprio qua. Io, è sacrosanto avere una posizione. Però poi quella posizione è una roba soggettiva. Il fatto che poi, comunque, Allegri abbia portato risultati non ti può far rimanere lì. Il fatto che Sarri ti abbia portato lo scudetto, certo, non ti può far rimanere lì. E io ti dico, te lo dico proprio tranquillamente, gli ultimi 2 scudetti, non dico che li ho vissuti male, però avevo in testa la Champions, perché nel momento in cui compri Cristiano Ronaldo, lì è una missione, lì ti metti nudo e mi dici, e adesso l'Europa. Io l'ultimo scudetto di Allegri ho festeggiato ancora di più quello di Sarri, proprio perché è stato combattutissimo, a differenza di quello prima che ho dato per scontato, perché l'hai vinto a dicembre, hai vinto a novembre quando è stato. Quindi quello di Sarri è stato bellissimo. Però lì per lì, mi ricordo, al termine delle 2 stagioni, aver pensato, non ho vinto la Champions il primo anno di Ronaldo, non siamo andati bene, e anzi hai fatto peggio di tutte le altre stagioni senza Ronaldo e con Allegri, perché non hai vinto neanche la Coppa Italia, quindi hai fatto addirittura meno trofei. E l'anno di Sarri, mi ricordo proprio aver pensato, quest'anno è stato un fallimento incredibile. L'anno dopo, ripensandoci, ho detto, ma fallimento, cazzo, hai vinto lo scudetto. Hai vinto lo scudetto, però è stata un'evoluzione. E quindi a me piace sempre cambiare le posizioni, certo, a seconda di quello che succede. Quando rimani fisso su una cosa
Non stai più analizzando, cioè non è più un'analisi. Ma sai cos'è brutto? Luca, ci sono, credo, io non conosco molto e anche tanti altri youtuber, conosco te, ovviamente Colpo Gobbo, l'amico Kinoshi, ne conosco, però pochi ne conosco purtroppo, non ne conosco abbastanza. Però so che in generale io vedo i social, e tu mi puoi confermare se così anche nel mondo dei nostro ormai, perché io tra Twitch, YouTube e tutto comunque partecipo con grande entusiasmo a questo mondo, ci sono troppe posizioni pregiudiziali. Cioè io già so la persona X cosa dirà e cosa scriverà a seconda che la Juve vinca o perda. Se perde attaccherà Allegri o quello che è, o Sarri prima o quello che... Se vince troverà un modo per dire vabbè, però altri hanno fatto meglio. Se... Cioè, come hai detto tu, è una cosa noiosissima, noiosa, ormai lo sappiamo, ognuno difende molto di più le sue idee, non vedi l'ora di scrivere che ti avevo detto che quello non era adatto, anche all'amico, scrivi questo invece di infuriarti perché la tua squadra ha perso e non avrei voglia di scrivere a nessuno, come era un tempo guardare le partite. Oggi c'è la voglia di affermare di nuovo, ho avuto ragione. E io, Luca, sono molto annoiato, mentre tu hai fatto un bellissimo esempio. Di te che all'inizio una cosa, poi hai cambiato, poi di nuovo l'hai vissuta in un modo, poi in un altro, e riconosci serenamente la persona aperta e tifosa, perché questa è la cosa che io penso la cosa più importante, tifosa della Juve, non delle proprie idee, che insomma si può anche cambiare idea, e soprattutto la Juve viene prima di dire e vai, ho avuto ragione, abbiamo perso, quell'allenatore non è capace. Una cosa per me incredibile questa. Ti faccio un esempio, io l'anno scorso e anche 2 anni fa su Bernardeschi nelle pagelle ho detto serenamente, ragazzi, io su Bernardeschi adotto una posizione definitiva perché continuo a rivedere le partite, questo è quello che mi fa vedere Bernardeschi, ormai so che questo è Bernardeschi, non può darmi più di così. Quest'anno invece gli sto riconoscendo un grande impegno e penso anche che sia giustamente titolare nella Juve, poi questo ti fa capire anche che il livello della squadra si è abbassato. Ecco, bravo, sì. Te lo fa capire. Però la gente nei commenti mi dice, ma perché non dici più male di Bernardeschi come l'anno scorso? Ma non è che io devo dire male di Bernardeschi. Bravo, bravo, esatto. ognuno ha delle opinioni immodificabili. Non so come facciate, pure io le cambio di volta in volta. Cioè. Ma Massimo, sai cosa mi sembra? Per dire, io non sono per niente appassionato di politica, perché la politica dei giorni nostri mi fa venire il vomito. Io so che questa non è la vera politica. E mi sembra davvero la stessa cosa. Cioè, se uno dice sì, per forza di cose deve esserci uno che dice no, perché ci saranno delle persone che si buttano su quel no. E quindi poi diventa anche un giochino che io disprezzo. Io farei sempre opposizione in politica, sempre. Sempre, perché tanto so che io non devo lavorare, l'importante è che non vada bene quell'altro. È vero, devo dire, il paragone con la politica, ancor più secondo me con i politici, è con il giornalismo o i commenti relativi alla politica. Cioè, anche lì, tu sai ormai perfettamente, sono pochissimi ormai i giornalisti o gli osservatori di cui tu ti chiedi chissà cosa dirà relativamente a questa opinione del politico X e del politico Y. Sai già che difenderà gli uni e attaccherà gli altri. Da una parte e dall'altra, è sempre... Ed è noiosissimo, come dici tu. Mentre sarebbe interessante dire, io quel politico non lo amo affatto, questa volta sono completamente d'accordo con lui. Oppure lo amo, ma qua capita rarissimamente, ed è una noia, abbiamo gli ultra sui social, sui giornali, ed è il calcio, è così, hai fatto un esempio, quindi secondo me è piuttosto centrato sul commento alle cose che vediamo. Il punto è che noi adesso siamo arrivati qua, abbiamo detto, siamo tifosi della Juve, difendiamo la Juve, accettiamo gli errori della Juve, sappiamo che la Juve ha fatto degli errori, però adesso bisogna risolverli questi errori. E tu come li risolveresti tu, Massimo, tifoso della Juventus? Guarda, io credo... Allora, come ti dicevo, purtroppo poco utile, fatalisticamente, credo che ci voglia un piccolo periodo, può essere 1, 2, 3 anni, non lo so quant'è, però che ci voglia. Perché proprio, secondo me, è naturale, perché qualcun altro si è rafforzato, aveva più fame. Ricordiamo che una squadra come il Milan, secondo me, non vincerà. Poi glielo auguro, sinceramente, non essendo noi in ballo, non vincerà, credo, neanche quest'anno lo scudetto e non vincerà sicuramente la Champions, di questo possiamo essere certi. Una squadra come il Milan sono 11-12 anni che non vince, sono 10 anni ora, scusa, e saranno forse 11 a fine, che non vince uno scudetto. È il Milan, l'Inter prima erano 10-11 anni, cioè è normale sia un piccolo ricambio, non possiamo veramente pensare, noi siamo neri perché ne abbiamo perso uno, verosimilmente quest'anno. Fai uno e mezzo, fai uno e mezzo. No, facciamo due, tranquillamente. Però siamo impazziti, noi siamo già esplosi, vogliamo che se ne vadano Agnelli, Allegri, 14 giocatori, dopo un anno e 3 mesi senza scudetto. Cioè, andiamo io e te a giocare dopo, te presidente, esatto. Io faccio il centravanti, dai. No, esatto, quindi la premessa è questa, però non voglio evadere la tua domanda. È molto complicato. Io credo che si debba insistere con un allenatore, che è Allegri, ripeto, io non l'avrei neanche scelto di nuovo. Quello che è, sceglietene uno. Quando mi dicono hanno fatto il contratto di 4 anni, lo so, ma per fortuna impediscono a noi la discussione a dicembre,
di diventare come l'Inter di Moratti, di dire siamo sesti, cambiamo allenatore a gennaio, lo cambiamo a giugno, lo cambiamo a gennaio. No, ragazzi, io voglio vedere un'idea. Tu De Allegri quest'anno andrà male? Lo criticheremo costantemente. E da luglio gli farei una squadra un po' più adatta, perché comunque non era una rosa proprio esattamente perfetta con Ken al posto di Ronaldo e compagnia. La migliorerei un po' e vediamo l'anno prossimo. Poi certo, pian piano si cambia anche lì. Però ecco, Luca, io quello che vorrei, da parte nostra, ma soprattutto della società, un organigramma più chiaro e definito, non cambiare ogni anno da Marotta a Paratici, da Paratici a Cherubini, e magari ora da Cherubini a un altro. L'allenatore cambiato ogni anno, Allegri, Sarri, Pirlo, Allegri, la rosa rivoluzionata, il modo di giocare. Cioè, io così ho l'impressione che ogni anno si riparta da zero, mentre altre società stanno continuando un progetto. Napoli è simile in qualche modo, l'Inter migliora alcune cose, ne peggiora altre, il Milan, Ciampioli. E noi, Luca, mi sembra che cominciamo ogni anno da capo. E la nostra forza era proprio essere sempre riconoscibili. Quindi ecco, se tu mi chiedi, Luca, dove ripartirei, trovare pian piano, con una dirigenza più solida, con un allenatore più solido, che i giocatori non pensino ogni anno se andiamo male ce lo cambiano. No, cambiamo voi tra un po'. Così anche voi avete un po' di... Ecco, quindi, Luca, quello che chiedo io è un po' di solidità, progettualità. La Juve era fantastica nella progettualità. Non andare incontro solo a singole occasioni. Avere un progetto. Sono pronto a non vincere, lo sapevo, che non avrei vinto per uno, due, tre anni, perché prima o poi capita, però voglio vedere costruire. Questo è il mio progetto. Ma guarda, io ti dico, mi è riportato alla mente il momento, è la settimana prima di Juventus-Lazio, giocati in estate, quindi quella con Sarri post-lockdown, e faccio un video mentre sono in ferie perché c'era l'hashtag Sarri out, era spopolato, proprio impazzito, e io faccio il video e dico, vi dico la mia, a me non piace Sarri, non mi piace, vi elenco gli errori che ha fatto Sarri fino adesso, sono questi, se lo cambiano a fine anno non sono qua a piangere, però io lo terrei, perché se prendi uno come Sarri, cioè... Fai il mercato su Sarri, fai un progetto su Sarri. È così. Non mi piace? Pirlo discorso analogo, cioè secondo me non era pronto, era rischioso, ha mostrato spesso in certe partite veramente cascavano le braccia con questo gioco orizzontale, col Benevento, Crotone, senza mai sapere. Però ragazzi, abbiamo creduto in lui, vince due coppe, si riparte con lui, pronti a non vincere. E poi abbiamo ricambiato. Ora c'è Allegri, stiamo rifacendo lo stesso discorso, già noi tifosi a ottobre hanno cominciato a dire Allegri out. Ragazzi, basta, l'avete vista la storia di chi cambia allenatore ogni anno? Non è così che si va avanti. Guarda, su Pirlo, ammetto, dopo la Fiorentina, dopo l'1-1 dell'anno scorso a Firenze, dopo che mi parte la difesa 3 improvvisata, no, lì ho detto, mi dispiace tantissimo perché voglio un sacco di bene ad Andrea Pirlo, ma davvero non lo ritengo pronto e sarei meravigliato di vederlo anche l'anno prossimo. E probabilmente sarà giusto cambiare allenatore. L'ultima cosa che ti chiedo, però, tu adesso mi hai fatto un progetto che mi parla di lungimiranza, sul lungo, perché confermare l'allenatore, confermare la dirigenza, fare i mercati sull'allenatore, il problema qual è? Che tu sei nel mezzo di una stagione che, possiamo dirlo, in questo momento è disastrosa, lasciando stare Champions, dove magari qualcosa succederà, dato che abbiamo beccato il Villarreal, però bisogna finire questa stagione, quindi significa che nel mercato di gennaio qualcosa devi fare, ti aspetti fuoco d'artificio? Allora Luca, io non vorrei che buttassimo soldi. So che non siamo noi ragionieri, commercialisti, non me ne frega nulla. Io non tiro fuori niente, eh. Esatto, bravo. Questo discorso è giusto. Però non vorrei che poi mi dicessero per acquisti fatti sull'urgenza ora, magari, di gennaio per 3 mesi, poi mi si dicesse a giugno ci sono meno disponibilità, perché io voglio ripartire l'anno prossimo, soprattutto, comunque vado quest'anno, da una squadra più forte e pronta per tornare a provare, a vincere, a essere competitiva ai massimi livelli. Però gennaio tu hai ragione, bisogna fare qualcosa. Ora c'è un grande rischio secondo me. Il rischio di quest'anno e di stagioni così sia di buttare un po' il bambino con l'acqua sporca, cioè di vedere tutto nero, l'abbiamo detto prima. In questo momento noi pensiamo, credo anche io e te, che la dirigenza sia un po' nel pallone, che l'allenatore sia un po' nel pallone, che i giocatori siano in gran parte, tra virgolette, su questo termine, incapaci. Ma non è tutto capirai, vero. Esatto, capirai che questa analisi sicuramente non ci porta a nessuna parte, perché la Juve non potrà comprare 16 giocatori, non potrà cambiare allenatore tra 6 mesi, non potrà aggiungere 2 dirigenti. Non si può fare così. Quindi deve essere bravissimo Allegri, bravissima la società, a capire chi sta un po' affondando in un anno complicato ma ha dei margini, e chi invece per carattere, caratteristiche, non è da Juventus. Io fatico a dirtelo perché in questo momento a me non sembrano rendere, anche giocatori in cui io credo molto come Kulusevski. Cioè è molto complicato per me questo dirtelo adesso. Per esempio Luca, tu interveresti a centrocampo o in attacco potendo usarti una fish? Io prendo il bomber.
Fine, non segna neanche, non segna neanche quelle, ma maggior ragione se giochiamo 4-2-3-1, cioè abbiamo 6 centrocampisti in rosa. Però è un bomber a gennaio, che quindi non è il bomber che ti sceglierà in futuro. No. E a quel punto Morata, Ken e compagnia te li tieni in rosa praticamente senza... Oppure dici compatibili anche con Morata e Ken un bomber, se volete. Allora, non lo so. Allora, l'importante oggi è prendere un finalizzatore, secondo me. Cioè, uno che ti concluda l'azione positivamente, perché Morata, Ken e Kai Jorge, proprio da statistiche della loro carriera, fanno quello. Cioè, quello è il loro numero di gol abituale. Non puoi chiedere di più a loro. Cioè, quelli sono, e lo sapete. Cioè, Ken è ancora da definire, credo. Però mi sta deludendo. Ken è ancora da definire. Sì, però diciamo che quest'anno non li hai mai visto fare i gol d'attaccante. Cioè, sono più quelli che ha sbagliato che quelli che ha fatto. Molti. Quindi... Molti. Ad oggi ti serve uno che te la butti dentro, quindi io ti dico uno tra Cavani e Icardi, sei mesi, sono d'accordissimo, proprio per quello che dicevi prima, non ti esclude poi ragionamento. Ah, ok, va bene, allora dici un prestito secco, diciamo, in un certo senso. Puoi darmi, dammi il diritto di riscatto, poi non te lo riscatto, dammi il diritto di non darmi l'obbligo, è l'obbligo, ti dico, però uno che ti butta dentro la palla, cioè, no, io l'Icardi di 2-3 anni fa me lo prenderei al volo, ma me lo sarei preso pure 2-3 anni fa. Non ho idea se adesso metti dentro uno, credo che la Juve voglia uno pronto dal giorno stesso in cui arriva, perché sappiamo che gennaio sarà già un inferno. Mamma mia. E non ci serve a niente uno pronto a marzo. E dico, io non lo so se in questo momento Mauro Icardi arriva ed è in condizione di giocare, correre, fare alla Juventus. Non lo so, però Luca, veramente non è per essere finta umiltà, ma veramente no, certo, non lo sai delle condizioni. Però tu dici l'attaccante, quindi, perché d'altra parte ti dico pure, Luca, o prima o poi a centrocampo c'è qualcuno che ha, ma io dico personalità ancor più che qualità, perché per me c'è qualcuno che ha delle qualità, la personalità, quello che guardi, cui dà il pallone, quello che detta un po' i ritmi. A me Locatelli piace, per esempio, però gli va messo accanto. Locatelli ha un grande merito, non sta affondando in un anno in cui sarebbe facilissimo affondare a centrocampo in questa Juve. Però ecco, Luca, forse io ti dico, paradossalmente la mia priorità sarebbe un centrocampista con grande personalità, grande, cui dà il pallone, che gestisce momenti difficili della gara. Mi sembra una Juve che da un paio d'anni viene sballottata a seconda delle fasi, dei momenti, delle situazioni, degli eventi, e io non vorrei più vedere questa situazione. Però probabilmente a centrocampo qualcosa si farà, perché Ramsey sembra fuori davvero definitivamente. Speriamo, Luca, speriamo. Non fa niente per certo. No, certo, però anche Arthur molto vicino a... Vediamo. Ve l'ha andata proprio voi, la notizia, il live su Juventus. Sì, però voglio vederli tutti questi. Però io ragiono anche sul fatto che tu, Juventus, hai investito, perché hai investito l'anno scorso su Rovella? L'hai fatto, quindi prima o poi dovrà tornarti dentro in qualche modo. E hai mandato due ragazzi in prestito in Serie B che stanno facendo molto bene, poi magari non sono pronti per la Juve. Però se giochi due centrocampisti, sono già Locatelli, Rovella, almeno uno dei due che ti rientra, McKennie, Rabiot, Bentancur, e ne hai già dati via due. E quindi vuol dire che puoi metterli dentro anche un altro. Parli di giugno ora o di gennaio? No, io ti parlo di giugno, però sicuramente il discorso è lo stesso. A gennaio riesce a investire su quel profilo che hai detto te, che ci sta, è utilissimo, serve. No, e quindi a gennaio non è facile in generale, è un mercato. Noi ricordiamo Edgar Davids, tu veramente magari eri troppo piccolo, però Edgar Davids prendiamo a gennaio, definito mela marcia dal Milan perché rovinava lo spogliatoio, non ha mai reso là e tutto, arriva e dalla prima partita noi ci chiediamo, ma è un mostro, cioè uno che unisce grinta, cattiveria, corsa, addirittura si spinge in avanti. Ma io rarissimamente ho visto mercati di gennaio. Tu hai visto anche in questi 10 anni fantastici di Juve, incredibili, che abbiamo vissuto. Il massimo è stato questo, il Mitra Matta. Esatto, che è stato utilissimo, utilissimo poi, però. Esatto, non... quindi è vero, questo hai ragione. Però se tu mi chiedessi da una bacchetta magica, vuoi di più? Oddio, li vorrei tutti e due, però... quello lì il punto! Io mi prendo il centrocampista di personalità. Ecco, era questo il gioco, diciamo... E un Rovella e Fagioli, in cui credo che in futuro, assolutamente, spero che saranno... Speriamo, più che altro, speriamo. Esatto, non sono giocatori però che arrivano a gennaio e cambiano le sorti. No, Juve, certo. Immaginiamo Luca Juve Villarreal, col Villarreal che tiene palla, fa queste partite sporche così, cioè non li metti mai. Ma ti dico, Massimo, banalmente Scamacca, che è un altro di quei nomi che chiacchierati sicuramente nel lungo sarà Lucca, sicuramente diventeranno, speriamo, anche per l'Italia. Però adesso non possono essere... La penso come te. Oggi no, in questa situazione bisogno di punti, di certezze, di gol. Bravissimo, la penso come te. Sul lungo sono d'accordo. Poi Massimo, io ti dico, faccio l'esempio di Davis. La mia storia è particolare, il mio primo anno di Juventus è la Serie B,
Quindi, capite, infatti, tu sei piccolo. no, no, ma nuova generazione, sai, dicono tutti, ma tu non sei di Torino, non sei piemontese, tifi la No, Juve, vabbè, perché quelli. si vince facile? Ma io ho fatto la B il primo anno, mi prendo Ah, tra vabbè, la certo. Serie B. Figurati, io romano ho cominciato a tifare nel 1983 con lo scudetto della Roma, con tutta Roma in festa. Così ho cominciato a tifare per la Juve, quella è la solita Apposta, apposta. fesseria, esatto. No, perché la famiglia, per fortuna. Però è la solita fesseria del non essere torinese, quindi questo lo sappiamo. Però certo, hai sofferto anche tu, non solo la B, secondo me hai sofferto anche, quindi, gli anni dopo in cui la Juve fatica veramente tanto a tornare la Juve. Ma per quello che ti dico, io so quanto vale uno scudetto, Ecco, perché, bravo, sì. cavolo, e so quanto varrà una Champions, perché io ufficialmente Ah, non l'ho mai vista. Nel 96 avevo 4 anni, quindi non vedo l'ora di vincerla. Io ho iniziato col Mondiale, Del Piero, il gol alla Germania che mi fa diventare Juventino. Che dico, cavolo, quello lì ha fatto sto gol, mi ha dato questa emozione dove gioca la Juventus. Buon posto, è Del Piero, cioè è la Juventus, quindi funziona anche così. Niente, Massimo, io ti ringrazio per la chiacchierata, abbiamo detto mezz'oretta e ci siamo riusciti, abbiamo penso toccato tanti temi anche interessanti, hai fatto delle belle analisi e come al solito dove ti possono trovare? Vai, spam finale. No, va bene, grazie a te intanto. No, mi trovano sui social vari, se no su Juventus, nelle dirette su Twitch, che poi vanno in replica su YouTube. Di solito alle 2 siamo in diretta tutti i giorni, in altri orari, però non c'è problema per lo spam. No, Grazie, vi bene, saluto giusto. tutti e ti saluto, e saluto te e ti ringrazio molto per questa chiacchierata. Perfetto, ciao a tutti ragazzi, un salutone, Ciao, ciao ciao. ciao.